Anzitutto vorrei ringraziare tutti i membri del coordinamento scientifico che hanno organizzato questa giornata così ricca di riflessione e anche tutti i miei colleghi e colleghe per la loro presenza e per l'attenzione. E scusate anche per la mia, diciamo, lingua italiana per errori che commetto magari durante la mia esposizione. Il mio intervento di oggi prevede praticamente due aspetti importanti. L'importanza, il primo, l'importanza delle comunicazioni sanitarie in rete, e il secondo invece per quanto riguarda il corretto l'utilizzo di social media da parte degli operatori sanitari. Oggigiorno siamo costantemente esposti e bombardati da messaggi che riguardano la nostra salute. Siamo sommersi dai servizi televisivi, di corruzione, di malasanità, campagne di comunicazione del Ministero della Salute, del caos dei messaggi sui vaccini. E la salute è praticamente stata sempre, come tema importante della nostra vita quotidiana. E ha acquisito questa rilevanza e visibilità in seguito con lo sviluppo di internet e di rete e di social media. Questo è un fenomeno che mette in evidenza il rischio di un eccesso di informazioni circolanti sui temi della salute, che diventa un rischio che cresce sempre di più con pervasivo sviluppo degli ambienti tecnologici e di rete, nelle quali troviamo spesso moltiplicatori di voci e di informazioni spesso in sovrapposizione oppure contraddittori tra loro. Censis, nel rapporto del 2016, nel rapporto Gli italiani e la salute, mette in luce che la cresciuta presenza di informazione sanitaria in rete aumenta l'incertezza dei cittadini e pazienti. Il 55% della popolazione ritiene che troppe informazioni sulla salute, rischiano di creare confusioni oppure incertezze nella popolazione. È un dato senz'altro in crescita perché rispetto al rapporto del 2014 che il valore era sul 40%. Questo evidenzia grande difficoltà di trovare informazioni corrette e affidabili. E quello che manca, o spesso poco visibile, una voce presente, una comunicazione pubblica di salute strategica e di qualità. Questo accade soprattutto nelle piattaforme di web sociale. Come si potrebbe affrontare un problema così enorme? Qui occorre aumentare il peso delle comunicazioni istituzionali in sanità, valorizzando a livello territoriale le strutture come URP oppure ufficio stampa, rafforzando la comunicazione autoprodotta e coordinare strategicamente tutti gli strumenti come carte di servizi, call center, siti web e social media. Un altro problema importante per quanto riguarda invece corretto utilizzo del social media. Io ho fatto una ricerca recentemente. Ho riscontrato una cosa proprio orribile, che una struttura sanitaria in Toscana, operatori sanitari, il medico stesso, in terapia intensiva, sono vestiti come delle mummie, fumando le sigarette all'interno della terapia intensiva, sono fatti fotografare, hanno pubblicato le cose su Facebook. Questo un ospedale di Grosseto. Senz'altro, questo sviluppo dell'internet, questi mezzi così veloci, dispositivi fissi, telefonini, eccetera, con Facebook, creano anche questi rischi. Ma non solo in Italia, perché recentemente ho letto anche una ricerca fatta in Inghilterra, nel Regno Unito, dal 2013 ad oggi circa 1050 operatori sanitari sono stati
hanno avuto dei provvedimenti disciplinari. Per quello, per un corretto utilizzo di social media, bisogna avere anche la consapevolezza dell'importanza di questi mezzi, anche bisogna, secondo il mio parere modesto, anche investire su adeguata formazione dei futuri operatori sanitari. Ciò detto, la ringrazio per attenzione.